Ciao a tutti e benvenuti. Il tutorial di oggi voglio far vedere come realizzare questo punto a ferri, molto semplice ma molto di bel effetto. È un punto, possiamo dire, tre cittine semplici, perché come vedete si crea una specie di tre cittina, un incrocio tre cittina delle maglie. Molto semplice da realizzare. Può essere utilizzato per diversi lavori, per dei maglioncini anche estivi, per le sciarpe, il poncho. Comunque, da davanti il lavoro si presenta appunto con queste tre cittine, vedete? Così, ecco, per il diritto. E da dietro il lato di rovescio si presenta così, vedete, con le maglie a rovescio e con alcuni forellini. Possiamo iniziare il tutorial. Iniziamo, come sempre, con l'avvio delle maglie. Per realizzare questo punto abbiamo bisogno di un numero pari di maglie. Per realizzare questo campioncino, infatti, avvierò una ventina di maglie. Se avete bisogno di vedere i modi di avvio, perché ce ne sono tanti, alcuni di essi potete trovare anche sul mio canale. Se avete bisogno lascio anche il link qui sotto che potete consultare. Io, come vedete, utilizzo la tecnica dell'avvio delle maglie alla nordica. Ecco qui, ho avviato 20 maglie, partiamo con il primo ferro che va lavorato tutto per il diritto. Io la maglia di vivaglio la faccio passare senza lavorare e poi fino all'ultima maglia applico la tecnica del diritto. Ora partiamo con il secondo ferro, che qui dovete seguirmi per vedere che cosa dobbiamo fare per creare questo bellissimo punto, ma molto facile. Allora, prima maglia di vivaglio, come sempre, la faccio passare. La seconda, vedete, che si presenta a rovescio, vedete? Faccio, entro, prendo, devo fare questo lavoro, devo fare e lavorazione delle maglie di rovescio di due insieme. Quindi entro nelle due maglie, faccio il gettato per fare lavorazione, vedete, lavorazione normale semplice di rovescio. Ecco. Poi qui attenzione, non devo far cadere le maglie. Creo la maglia, però altre due in mezzo alla quale sono passata li tengo qui, perché adesso dovrò fare un'altra maglia. Guardate, ora divido le due maglie di prima aiutandomi con il pollice, entro nella prima, vedete, e faccio lavorazione a rovescio normale della prima maglia, poi faccio cadere le maglie. Quindi si creano sempre le due maglie, però prima va fatta usando le due e poi divisa. Guardate, rifacciamo. Allora, prendo le due maglie, ok? Faccio lavorazione normale a rovescio, guardate attentamente, mi fermo qui senza far cadere le maglie. Poi, prima prendo la prima maglia, vedete? E faccio un'altra lavorazione a rovescio
passando dalla prima maglia e ora posso far cadere le due maglie. Vedete? Quindi creo praticamente due maglie e facendo questa riunione, questa prima, guardate, quando io faccio due e faccio solo una maglia, creo la base dei forlini, poi torno a rifare un'altra con la prima, ok? E creo, ecco, così mantengo il numero delle maglie creando dei forlini e creando gli incroci. Semplice, semplice. Guardate. È più semplice fare che spiegarlo, guardate, che così. E così faccio tutto il ferro. Facciamo ancora insieme. Prima ne prendo due, faccio il rovescio, entro dentro della prima, mi aiuto sempre con pollice se c'è bisogno, guardate, ne faccio un'altra e ora posso far cadere la maglia. Ora, terzo ferro, la dobbiamo lavorare così come si presenta, tutto per il diritto. Sempre se avete bisogno di vedere i punti base di lavorazione ferri per il diritto, per il rovescio, allegherò qui sotto i link che potete tranquillamente rivedere se avete bisogno. Semplice, semplice, tutto per il diritto. Vedete, abbiamo già il primo incrocio, la prima tricettina. Ora, il quarto ferro va lavorato nello stesso identico modo del secondo. Ecco, lo faccio vedere di nuovo, vedete? Entriamo dentro ai due, creiamo una normale lavorazione a rovescio, poi dividiamo, facciamo un'altra a rovescio senza fare scendere e adesso faccio cadere, ecco, e così tutto il ferro. Faccio vedere qui di nuovo se riuscite a seguire. Quindi noi facciamo i ferri a numero ferri dispari per il diritto, invece i ferri pari con questa lavorazione a rovescio in cui coinvolgiamo le due maglie insieme, poi le dividiamo e creiamo questo intreccio. Guardate, due insieme, a rovescio, divisione, un'altra a rovescio e ora lo faccio cadere. Ecco qui, vedete? Insieme a rovescio, non si fa cadere, si mantiene, si entra di nuovo nella prima e si fa lavorazione normale a rovescio. Guardate, semplicissimo. Anche quarto ferro l'abbiamo fatto. Guardate che bel effetto, vedete? Si crea questo punto che è semplice, però di un bel effetto, che viene quasi, potrebbe essere anche definito un punto di rilievo, perché si ingrandisce e fa questo effetto doppio, ma nello stesso momento anche molto molto leggero. Ora il quinto ferro si fa tutto per il diritto.
Ora faccio vedere, facciamo insieme anche il sesto ferro, così un'altra volta vi faccio vedere come si fa l'intreccio, così vedete. Allora, partiamo di nuovo. La stessa cosa, dobbiamo ricordare che dobbiamo fare tutto il ferro a rovescio con questo modo, unire, entrare dentro nella prima e fare un'altra a rovescio, vedete? Così si sta già creando il terzo blocco. Guardate, di nuovo, rovescio insieme, non si fa cadere, si rientra, si rifà di nuovo una a rovescio e così via fino e fine del ferro. Vedete? La faccio vedere così sempre lentamente. Così voi andate avanti fino a tutta la lunghezza che vi serve. Dipenderà ovviamente che cosa dovete realizzare. Farete uno tutto per il diritto e a rovescio utilizzando questa tecnica qui. Vedete? Ora qui nel tutorial ci fermiamo con questi tre blocchi. Adesso finisco il ferro e vi faccio vedere che il nostro campioncino che abbiamo realizzato insieme è identico al campioncino che vedete qui sotto. Guardate, ecco, vedete che bello questo lavoro, molto facile, veloce. Guardate, ecco, e abbiamo realizzato in pochissimo tempo con punti di base questo bel punto di effetto. Guardate, ecco qui.